domanda sulla mascherina. Che non se ne è ancora discusso, che io sappia, però chiaramente bisogna seguire l'evoluzione della situazione, ci vuole anche molto buon senso, Silvio. Sì, è un tema, nessuno ovviamente ha la formula magica per dire quando si può togliere o non si può togliere. È chiaro che un fattore determinante è avere la popolazione protetta, quindi più larga è la fascia di popolazione protetta, ma minore la probabilità che una persona positiva possa incontrare persone a cui può trasmettere efficacemente l'infezione. E questo è un criterio importantissimo, quindi credo che bisogna rapidamente lavorare, ma in questo senso si sta andando, per vaccinare le fasce di popolazione le più larghe. Adesso la sfida è verso tra i 12 e i 18 e 16 anni sostanzialmente, e credo che il ritmo di vaccinazioni che si sta seguendo e le quantità di vaccino anche disponibile consentano nelle prossime settimane di raggiungere quote percentuali sempre più alte di popolazione. Fare questo vuol dire, al di là del fatto immunità di comunità o di gregge, come si voglia chiamare, e delle soglie possibili da raggiungere, il punto essenziale è fare in modo appunto che quando incontri una persona potenzialmente positiva che può trasmettere, incontri la maggioranza della popolazione intorno a sé, sia protetta, quindi la possibilità di trasmissione sia completamente limitata. Questo può consentire evidentemente di poi allentare anche delle misure di protezione, come possono essere le mascherine, anche in contesti dove si possono incontrare le persone. Quindi io credo che dobbiamo lavorare molto in questa fase, questo mese di giugno, proprio per raggiungere con luglio la percentuale più alta possibile di popolazione vaccinata. Quindi a cui ovviamente va aggiunta anche le persone che hanno contratto l'infezione, che quindi hanno sviluppato anche un'immunità. Quindi è un traguardo raggiungibile, è un traguardo che dobbiamo cercare di perseguire il più rapidamente possibile.